Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Cittadini! Cittadini! Allora, dunque, innanzitutto buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza, nonostante sia agosto, però abbiamo colto l'occasione di questo. Siamo a settembre. Primo settembre! Vola il tempo! No, però abbiamo scelto insomma questo posto, questo anfiteatro, e cercherò anche di spiegarvi man mano il motivo insomma di questa scelta. Allora, questa è una delle nostre serate. Noi di solito subito dopo ogni consiglio cerchiamo di fare le cosiddette serate post consiglio, e ora questa serata sarà anche un attimino diversa, perché comunque non tratteremo solo i temi del consiglio, ma anche i famosi 26 punti diciamo che abbiamo posto nell'incontro con SSD. Ora cercherò di spiegare il perché di questo luogo e il perché di questo momento. Io credo che il momento lo capiate bene anche da soli, nel senso che, come ben sapete, appunto siamo arrivati finalmente a fine legislatura. Nello scorso consiglio più di 30 consiglieri, compresi noi, insomma, sono state date le dimissioni, che hanno finalmente sancito la fine appunto di questa legislatura. In realtà i segretari di Stato ancora spingevano per riuscire a portare nello scorso consiglio di agosto, che era un consiglio straordinario, comunque numerose norme, leggi, decreti, eccetera. E per fortuna il fatto di aver presentato in maniera abbastanza anticipata anche noi insieme ad altri le nostre dimissioni hanno permesso, questa cosa invece ha permesso in qualche maniera di velocizzare questo iter e di bloccare questa cosa, perché è chiaro che quando un governo è palesemente finito, insomma, continuare a promulgare norme e leggi diventa abbastanza inutile e anche rischioso a livello appunto clientelare. Dicevo, finalmente il governo è caduto e appunto, ripeto, finalmente. In realtà il quadro politico tuttora non è chiaro, c'è ancora molta confusione a livello politico, e ancora diciamo c'è questo balletto di alleanze, c'è chi si avvicina, c'è chi si allontana. Ecco, se da una parte non abbiamo la consapevolezza ancora di quello che si andrà del tutto a delineare, dall'altra parte abbiamo invece una chiarezza netta, cioè una consapevolezza credo abbastanza chiara. E questa consapevolezza è il fatto che, bene o male, chi oggi parla ancora di alleanze, coalizioni, eccetera, di fatto sono gli stessi partiti e le stesse persone che da 20 anni si alternano, una volta in opposizione, una volta al governo, eccetera. E quali sono le valutazioni che si fanno in genere in queste cose? Sono sempre valutazioni di qualsiasi escamotage pur di rimanere a galla. Ora, sappiamo benissimo che la Democrazia Cristiana, ad esempio, è stata al governo un po' con tutti, con i socialisti, con Alleanza Popolare, con noi sammarinesi, col PSD, e bene o male questi partiti hanno comunque contribuito a fornire voti e sponda per portare il paese dove oggi siamo, e cioè vicino di fatto a un baratro finanziario, anche se tutti oggi gridano allo scandalo, ma in realtà è stata una cosa che è stata costruita appunto negli anni. Tutto questo balletto, diciamo, tra partiti e alleanze a noi non ci appartiene, nel senso che noi già da tempo abbiamo messo sul tavolo le nostre proposte e diciamo, sicuramente non ci interessa questo continuo rimescolare per poi alla fine non cambiare nulla. E ad esempio siamo stati invitati da questo che si chiamava tavolo riformista, poi si è creato in SSD, poi l'SSD non è più perché una parte dell'SSD è già tornato dalla DC, ecco, tutte queste cose qua. E quando siamo stati chiamati abbiamo posto questi 26 punti per mettere un pochino alla prova coloro che ci avevano invitato a questo tavolo. Di questo parleranno poi dopo le persone che sono qui sedute questa sera. Ripeto, la caduta del governo l'abbiamo vissuta come una liberazione. E noi vediamo questo momento non come una fine, ma come un nuovo inizio, come la necessità di cogliere questa occasione, ed è, credo, un'opportunità che dobbiamo cogliere tutti quanti assieme. E siamo sicuramente in un periodo di transizione, e un po' come tutti i periodi di transizione, questi portano con sé diciamo, sicuramente la voglia di cambiare, la voglia di rimettersi in gioco, anche quest'area un po' frizzante, no? di cambiamento, di novità, di nuove cose.
E perché abbiamo scelto questo luogo? Perché questo rappresenta per noi l'inizio di tutto, perché credo che nei periodi di transizione sia molto importante, nonostante le contingenze che ci troveremo presto a vivere, che sono quelle delle elezioni, sia molto importante invece partire da una base certa, cioè partire e ragionare da dove siamo iniziati, qual è il mandato che i cittadini ci hanno dato nelle mani e quali obiettivi noi ci siamo prefissi per poi ripartire ancora più forti di prima. E allora ripeto, noi siamo partiti così, siamo partiti qui, esattamente da questo posto dove siamo qui stasera, e siamo partiti 4 anni fa, esattamente a metà del 2012. In questo posto abbiamo per la prima volta presentato il nostro movimento, il Movimento Rete, e avevamo pochissime cose. Avevamo un anfiteatro, avevamo un megafono, e il megafono è simbolo proprio della nostra volontà comunque di confrontarci anche in spazi aperti, di scendere nelle piazze, di confrontarci con la gente, da una parte di cercare di denunciare le cose, le malefatte che accadono, ma dall'altra parte anche di gridare la nostra voglia di vivere un San Marino di cui essere finalmente orgogliosi, e quindi attraverso la nostra voce e la voce poi vostra, perché siamo poi portavoce, portare le nostre proposte, i nostri cambiamenti. E cosa avevamo? Avevamo appunto l'anfiteatro, il megafono, avevamo un acronimo che è RETE, che è rinnovamento, equità, trasparenza ed ecosostenibilità. E queste 4 parole abbiamo cercato in questi 4 anni di tradurle da una parte sicuramente in proposte che abbiamo portato dentro l'aula, ma dall'altra parte anche proprio in attività di coinvolgimento, perché se c'è una cosa che abbiamo capito è che non basta fare proposte in aula che poi vengono puntualmente nemmeno valutate, spesso solo bocciate, ma serve soprattutto creare momenti di coinvolgimento. E non avevamo soldi, non avevamo un'organizzazione, non avevamo una sede, non avevamo una coalizione. Siamo partiti da questo, da queste 3 cose, anfiteatro, megafono e da questo acronimo, una gran voglia di fare, e da lì abbiamo costruito tutto. Abbiamo cambiato 2 sedi proprio perché abbiamo cercato di dimostrare che le risorse che abbiamo le vogliamo massimizzare al meglio per trovare appunto la sede più efficace e meno costosa. Abbiamo creato un'organizzazione, perché ci siamo resi conto che la partecipazione civica e quindi anche la democrazia ha bisogno e necessita da una parte sicuramente di organizzazione, e quindi ci siamo creati un direttivo e un'assemblea con i quali ci confrontiamo sempre, e ogni singola azione che noi proponiamo la portiamo avanti coinvolgendo appunto assemblea e direttivo. Siamo partiti appunto da qua, e non solo, abbiamo cercato anche di unire assieme a noi tutte le persone che cercavano di portare avanti gli stessi nostri obiettivi. E qui abbiamo trovato durante il percorso, dentro l'aula, proprio all'interno dell'aula, i 2 indipendenti che sono Luca Lazzari e Federico Pellini Amati, con i quali appunto abbiamo iniziato un percorso dentro l'aula. Poi ci siamo trovati a vivere e ad allargare questo percorso fuori dall'aula, cioè sul territorio, attraverso i referendum che da poco si sono fatti, quello sul polo del lusso, tetto stipendi, eccetera. E quindi tutta questa forza si è allargata ed è stato veramente un richiamo di tantissime persone che attraverso questa lotta, diciamo, contro il monopolio commerciale che è di fatto il polo del lusso, che ha poi dei mandanti in aula, e questo l'abbiamo visto in uno degli ultimi consigli, quando l'imprenditore Borletti chiamava direttamente Nicola Renzi, ad esempio, dentro l'aula, e quindi l'aula piegata a fare le leggi appunto su misura per questo investitore. Ecco, che cosa ci ha distinto? Ci ha distinto proprio la volontà di combattere contro questi potentati. E di lì è iniziato un altro percorso, un percorso che ha portato alla volontà di collaborare ancora con quella che poi da Federico Pedini Amati e Luca Lazzari si è trasformato in San Marino Insieme, il Movimento Democratico San Marino Insieme, con cui appunto stiamo continuando un percorso e abbiamo intenzione di creare una coalizione con cui proporci alle prossime elezioni. La cosa bella è che quando l'obiettivo è comune, e quindi si creano anche momenti di attivismo comune, come quello appunto del referendum, l'obiettivo, che era prima l'obiettivo di Rete, che poi è diventato, si è allargato, si è accomunato con l'obiettivo di San Marino Insieme, non solo non viene diluito in una coalizione,
me ne viene assolutamente rinforzato, perché ci sono molte più persone che combattono con lo stesso scopo. E qual è lo scopo? Lo scopo è cercare chiaramente di portare avanti le nostre proposte, ma dall'altra parte anche fare in modo di arginare quei potentati che sono ancora molto presenti, estremamente presenti, sono centri di potere che nel ricambio, nel continuo modificarsi della facciata della politica classica formata dai classici partiti, trova sempre nuovi referenti. Il nostro obiettivo è isolare queste forze e non fungere, da saponetta per rinnovargli la facciata e fare in modo che vecchi partiti possano riproporsi alle prossime elezioni sotto mentite spoglie. Il nostro obiettivo è proprio quello di riuscire a separare quella parte di politica che avrà le mani libere non solo di fare su carta progetti, ma di realizzarli poi quando si andrà al governo, e dall'altra parte invece di isolare quella parte di politica che invece è molto ancora condizionata da questi interessi di parte. Ecco, io qui finisco, lascio la parola a Matteo, che un po' ci racconterà quello che è successo nel prossimo consiglio, dopodiché nello scorso consiglio, dopodiché invece lascerò la parola agli altri ragazzi, che racconteranno un po' quelli che sono i 26 punti, perché ci tengo a ribadire che anche questa serata e questa richiesta anche di spiegazione è venuta proprio dalla nostra assemblea. Motivo in più per cui il confronto e la partecipazione civica serve a entrambi, serve a noi per portare avanti le proposte, ma serve anche per avere un controllo continuo e un apporto continuo di proposte anche appunto dalla partecipazione. Allora, buonasera. Brava. Buonasera a tutti. Allora, io mi sono fatto due appunti perché comincio a invecchiare precocemente e perdo magari il filo del discorso che non vorrei farlo, insomma. Allora, come ha detto Elena, questo solitamente noi dopo il Consiglio Grande Generale facciamo sempre la post consigliare, dove raccontiamo ovviamente dal nostro punto di vista ciò che sono stati i lavori consigliari. Finalmente è caduto il governo, finalmente questa legislatura nefasta è terminata. Ma c'erano tutti i presupposti, ad esempio, che si potevano presagire durante l'inizio dei lavori consigliari trascorsi. Ad esempio c'era subito il comma sulle interrogazioni. Noi abbiamo presentato per 3 volte un'interrogazione su Banca Centrale, sugli emolumenti di Banca Centrale, e per 2 volte, la seconda con il richiamo della reggenza direttamente al segretario Capicchioni, non ci è stata data risposta. Allora, il problema non è dare risposta a rete o non darla, il problema è che le interrogazioni e le interpellanze sono degli strumenti che hanno tutti i gruppi consigliari per avere dei confronti, delle risposte su delle cose che riguardano lo Stato, che riguardano tutti quanti. Il problema su Banca Centrale lo sapete benissimo. Più vicino. Il problema su Banca Centrale, lo sapete benissimo, era il bando internazionale che ha portato il presidente Grais qua a San Marino, la nomina del nuovo direttore a Savorelli. Allora, si vociferava, lo sapete tutti a San Marino, che c'è il tetto, per legge c'è il tetto sui 150.000 euro lordi annui per certi incarichi, che con uno dei referendum appena passati dovrà essere comunque portato a fine, quindi il tetto adesso è 100.000 euro. Comunque quel bando è stato una forzatura da parte di qualcuno per far entrare una certa persona, e già arrivavano voci per cui ad esempio il presidente di Banca Centrale non si sarebbe accontentato di 150.000 euro, tant'è che l'hanno messo stranamente a capo anche della fondazione di Banca Centrale di San Marino, che non naviga in belle acque, almeno noi sapevamo questo da una riunione del 15 di dicembre del 2015. Beh, sta di fatto che sia, finalmente ha risposto, abbiamo fatto un'interrogazione abbastanza semplice, come si fa alle elementari, corrisponde a vero che, quindi la risposta era sì o no, quindi corrisponde a vero che il presidente Grais ha 150.000 euro di stipendio da Banca Centrale, corrisponde a vero che prende 66.000 euro dalla fondazione della Banca Centrale, corrisponde al vero che anche Savorelli prende quello stipendio, corrisponde al vero che entrambi hanno dei benefit strumentali. Quindi voglio dire,
per tre volte, quindi per tre consigli, Capecchioni si è celato dietro qualcosa che non doveva fare attraverso una sua interpretazione del regolamento consigliare, per cui è stato anche ripreso finalmente dalla reggenza, che in quanto organo super partes deve fare anche quello. Cosa è successo? Beh, lo sapete tutti. C'è stato il dibattito. Allora, noi in Coma Comunicazione non siamo riusciti a parlare perché eravamo intenti a finire di presentare svariati ordini del giorno, di cui questa sera su alcuni di quelli parleranno loro, anzi in realtà sono meno di quegli gli ordini del giorno presentati, sono meno di quei dei 26 punti, però ad esempio c'erano degli ordini del giorno che abbiamo poi con uno in particolare tramutato in progetto di legge, che è quello di evitare il raddoppiamento del finanziamento pubblico ai partiti in caso di elezioni. Quello probabilmente riusciremo in qualche maniera a fare qualcosa il prossimo consiglio, nel consiglio di settembre, perché c'è in procedura d'urgenza, quindi prima e seconda lettura unitamente, l'assestamento di bilancio, quindi si riuscirà probabilmente a fare il solito emendamento che noi facciamo dal 2012 sull'evitare di dare, in caso di caduta del governo, di elezioni, il raddoppiamento ai partiti, perché i partiti hanno dei soldi dallo Stato, se li devono far bastare, perché è giusto che se li facciano bastare. Ci sono partiti che prendono 400.000 euro di raddoppio con il raddoppio, quindi vorrei dire, visto la brutta crisi che abbiamo tutti, dovrebbe essere la politica innanzitutto a tirare la cinghia. Altre cose sono i dibattiti sui referendum. Beh, sapete tutti cosa è successo. È successo che in uno dei tre referendum, ossia quello sul quorum, allora partiamo dai presupposti, i referendum erano chiari, la legge prevede che il governo, se il referendum passa, deve semplicemente fare un progetto di legge dove acquisisce di fatto il quesito referendario, quindi fa un articolo di 3-4 commi dove prende in sostanza quello che richiedevano i referendum. Su uno dei tre, il quorum, Venturini ha fatto la faina, Venturini perché l'ha presentato lui, probabilmente la maggioranza stessa, hanno fatto la faina perché su quello del quorum hanno imposto, ed è passata così purtroppo, perché poi noi lì abbiamo fatto anche un abrogativo insieme a Michelotti, distintamente, perché insomma con Sinistra Unita non è che andiamo molto d'accordo ultimamente, però almeno su alcune cose siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Hanno imposto che per presentare un referendum ci sia adesso la necessità di passare dall'1,5% della popolazione al 3%. Quindi questo vuol dire che chiunque voglia presentare un referendum deve presentare quantomeno, per tutelarsi e tutelare il comitato, che poi è se stesso, avere quasi 1.100 firme. Questo è stato un golpe che ha tentato e ha ottenuto la maggioranza quando non doveva farlo. E questa è una. E preferenza unica l'avete sentito, se qualcuno ha avuto ancora il coraggio di ascoltare il Consiglio Grande Generale, ci sono state si sono stracciate le vesti sia a sinistra che a destra sul fatto che la preferenza unica è come il diavolo, ci sarà la personalizzazione del voto, ci sarà meno presenza delle donne all'interno del Consiglio, dei giovani all'interno del Consiglio, ci saranno le truppe cammellate che arriveranno dall'America, dall'Argentina. Allora, io nel mio intervento gli ho detto, per evitare le truppe cammellate, noi facciamo parte dell'OSCE. L'OSCE è un organismo che manda i monitoraggi nei paesi che sono aderenti. Chiediamo noi, a nostra volta, come paese, e lo possiamo fare benissimo, che l'OSCE ci venga a monitorare durante le elezioni. Non è assolutamente vero che la presenza femminile o giovanile diminuirà. Anzi, secondo me aumenterà, perché comunque si dovranno esporre maggiormente all'interno soprattutto dei partiti tradizionali, non qui nei movimenti, ci vedete, siamo noi, non è difficile farlo, è difficile farlo all'interno dei partiti tradizionali. La personalizzazione del voto è un'altra cavolata, noi non abbiamo mai chiesto di votare per noi o per aderenti di rete, non l'abbiamo mai fatto nel 2012, non lo facciamo nel 2016, perché noi siamo solo dei tramiti, noi siamo delle persone che hanno dietro un programma fatto da altre persone e si vota il programma, poi chiunque vada su, come è successo in questi 4 anni, non è altro che lo strumento finale all'interno dell'aula consigliare dell'attuazione di quel programma, che prima era opposizione. Adesso ci auguriamo, io ci credo,
che diventerà maggioranza in questo paese. E poi c'è stato il dibattito sulle dimissioni della Muleroni. Avete sentito tutti, se avete ancora avuto il coraggio di ascoltare per radio quella nenia che era un giorno e mezzo di dibattito, con membri della maggioranza che si davano gli uni contro gli altri: te hai fatto questo, te lì non hai fatto questo, ognuno che incolpava gli altri. A noi non ci ha incolpato nessuno, per la prima volta in 4 anni non ci ha detto niente nessuno, eravamo anche in imbarazzo perché fai fatica, no? Di solito sei sempre lì con la scimmia sulla spalla a pesare le parole di tutti quanti, invece noi proprio non ci ha cagato. E noi abbiamo comunque dato, avevamo già deciso comunque dall'inizio della sessione consigliare di presentare le dimissioni nel caso in cui fossero serviti i numeri per. Fortunatamente non sono serviti perché, oddio, c'è stato un momento in cui la Democrazia Cristiana ha tirato indietro il sedere, proprio palese, volevano portare avanti, come ha detto Elena, i decreti legge, c'era il progetto in seconda lettura della carriera diplomatica, quindi avevano tutto l'interesse per arrivare, per fare questo qui, per concludere il cerchio dei lavori consigliari. Però voglio dire, devi essere conseguente, se anche te DC, se anche te PSD parli di dimissioni del governo, devi essere conseguente e rassegnare le dimissioni nel momento in cui si finisce tutto quanto. E adesso cosa succede? Adesso succede che si va alle elezioni, vedete benissimo dai giornali cosa sta accadendo, quindi un giorno si è certi di un certo tipo di alleanza, il giorno dopo si scompagina tutto. Noi, coerentemente, credo, con quanto abbiamo dimostrato in 4 anni, come ha detto Elena, abbiamo intrapreso questo percorso con San Marino insieme, ci crediamo perché abbiamo avuto all'interno del Consiglio, ma soprattutto fuori, persone che credono in quello che fanno, persone che hanno combattuto contro un sistema all'interno del referendum del 15 di maggio, contro tutti e contro tutto. Ci siamo presi tonnellate di puntata, ma siamo andati avanti. Poi non importa come siano andati il referendum, ma a noi non importava. L'importante è che nel momento in cui si arriva al referendum, la cittadinanza che si deve esprimere con la propria testa. E anche questa cosa qui, ossia che la cittadinanza non avrebbe capito, secondo alcuni della maggioranza e dell'opposizione, i quesiti referendari, è una cosa che vi deve far pensare. Perché molti dicono che i quesiti non erano chiari e la cittadinanza non ha capito cosa votava. Io credo assolutamente che non siamo più nel Medioevo, riusciamo a capire benissimo un quesito o un testo di 2 righe, non c'è bisogno di dare costantemente, e l'ha detto, Alleanza Popolare ha ribadito più volte che la cittadinanza è imbecille in aula, tramite i suoi rappresentanti. Quindi voglio dire, vi deve far pensare questa situazione. Vi deve far pensare il fatto che comunque ci sono questi mescolamenti tra persone. Io l'ho detto anche questo in consiglio, non ci si poteva aspettare nulla da questo governo, perché era formato da una coalizione dove c'erano da una parte i conservatori, dall'altra parte i riformisti. Non è possibile trovare la quadra se non su specifici argomenti, come il condono edilizio, la patrimoniale, la questione dell'IGR. Lì hanno trovato la quadra, però oggettivamente noi consiglieri con il direttivo, quando valutavamo gli ordini del giorno degli ultimi 12 mesi del Consiglio Grande Generale, non c'era più niente di San Marino che riguardasse quantomeno una riforma. Hanno fatto i debiti per fare le strutture, fanno i parcheggi e non c'è il turismo che viene su, allora mi viene da chiedere perché fanno i parcheggi. Però tutte queste cose vi devono far pensare che è terminato un'era, è evidente, il 2012 per noi è stata una grandissima sorpresa. Sapevamo magari che potevamo pensare di fare qualcosa, non con quei termini. Credo che in questi 4 anni, con tutti i difetti che abbiamo, con tutte le madornate a volte che abbiamo combinato, abbiamo sempre dimostrato coerenza. Lo faremo anche adesso, non saremo più soli, perché come ha detto, ci saranno altre persone, un'altra coalizione, un altro movimento che ha dimostrato di credere nel cambiamento, perché adesso non è il 2012 è servito a entrare, è adesso col 2016, con le elezioni di novembre, che si va a governare, o si cerca di andare a governare contro coloro che hanno comunque governato per 20 anni. E l'unico rammarico, e concludo, noi come sapete veniamo dell'associazione e eravamo spesso in piazza,
tanto spesso sotto la neve, sotto la pioggia, col sole, col vento, eravamo sempre in piazza. Venendo a mancare comunque l'anima, diciamo, trainante, perché comunque entrando in consiglio non potevamo per ovvie ragioni essere anche in piazza. Beh, in questi 4 anni la cosa che mi ha dato veramente inferto più dolore è vedere la piazza vuota nel momento in cui c'erano delle dimissioni di consiglieri indagati nel conto Mazzini. Questa è stata veramente la ferita più grande che come consigliere ho vissuto, perché io a sedermi a fianco di chi è indagato per aver semplicemente lucrato 300.000 euro e faceva il segretario di Stato, mi sono sentito, uno, preso per il culo come politico, due, preso per il culo come cittadino. E vedere, vi dico, la piazza vuota, quando doveva essere piena come il giorno dello sciopero dei sindacati, pronto, è quello che fa male. Sì. Io mi auguro da adesso in poi, chiunque vinca, che queste cose non accadono più, che la cittadinanza apra gli occhi e veramente si ribelli, perché è stata per 20 anni sotto un dominio oligarchico che adesso deve finire. Dunque, pacchetto. Dunque, buonasera a tutti. Adesso iniziamo a entrare nel merito di quei famosi 26 punti che i giorni scorsi hanno sollevato tante domande. Dunque, come tutti sapete, subito dopo la caduta del governo, l'SSD, se non ricordo, ma sì, quella non è l'SD, sì. Aveva praticamente fatto un giro di consultazioni con tutti i partiti per diciamo mettere su una specie di governo di unità nazionale, come se la catastrofe fosse arrivata adesso e non da diversi anni. Comunque, niente, siamo andati a fare 4 chiacchiere con questi signori presentandogli appunto questi 26 punti. Cosa sono questi 26 punti? Premesso, non è il programma di governo, perché un programma di governo non si può fare con 26 righe. Un programma di governo abbraccia un arco temporale di almeno 5 anni. Questo non è un programma di governo, anche se alcune di queste cose sono all'interno del nostro programma. Altri di questi punti sono stati portati come emendamenti in questi 4 anni di consiglio e via dicendo. Questi 26 punti non erano altro che un qualcosa da farsi, diciamo così, per far sì che i nostri interlocutori, l'SSD in questo caso, dimostrassero la loro buona fede nel voler veramente cambiare il sistema. Sono 26 cose che si potrebbero fare nell'arco di un mese e mezzo. Poi, per carità, è vero, faccio un esempio stupido, non è che si vada a risollevare il bilancio dello Stato con il taglio del 15% degli stipendi dei segretari, poi dopo comunque ci entreremo bene nel merito, ma non erano altro che 26 prove di buona fede per vedere se veramente questi signori avevano veramente l'interesse di cambiare il sistema e di coinvolgere tutti. Purtroppo, come potete ben immaginare, di questi 26 punti forse non è stato preso neanche mezzo, ma comunque. Adesso io passo la parola un attimo ad Adele, che vi inizierà a spiegare un po' di questi punti e mano a mano li finiremo tutti. Allora, buonasera a tutti. I primi 5 punti sono, diciamo, li abbiamo divisi per tematiche. A me spettano, diciamo, i primi 5 punti, quindi vi invito a seguirli nel fogliettino giallo che avete avuto sulla pietra. Allora, il primo riguarda l'introduzione del limite dei mandati consigliari a 13 anni continuativi a partire da queste elezioni. Noi questo tipo di mandato a 13 anni l'abbiamo sin dal 2012 nel nostro programma. E questo perché? Perché noi abbiamo sempre creduto nel ricambio delle persone in politica e nel favorire la formazione politica delle persone. Quindi favorire appunto l'inserimento di nuove persone, di figure, aiuta questo ricambio generazionale in politica. E perché 13 anni? Perché a 15 decade la legislatura, quindi a 13 favorisce l'entrata di una nuova figura a lavori in corso, diciamo, e quindi aiuta la formazione del nuovo politico. Il punto numero 2 invece, la riduzione a 7 del numero massimo dei segretari di Stato. Anche qui
il numero 7 non è a caso, ma diciamo abbiamo guardato quello che altri stati hanno come esempio. La Svizzera, ad esempio, conta lo stesso numero di ministri, ma con un ben diverso numero di popolazione, di cittadini. Questa diminuzione, che ora è 10, il limite massimo di segretari è 10, però adesso ce ne sono 9, diminuendolo a 7, già solo diminuendo di 3 segretari, avremmo un risparmio netto, mantenendo lo stipendio come adesso, poi dopo Sandra entrerà nel merito degli stipendi, ma anche se mantenessimo lo stipendio come adesso, diminuendolo a 7, avremmo già un risparmio netto di 250.000 euro l'anno. Proprio perché anche, come esempio, la Svizzera ha una moneta sua, ha un esercito, San Marino tutto questo non ce l'ha. Inoltre, il numero 3, il punto numero 3 è l'eliminazione dei vitalizi per i politici, sia quelli passati che quelli futuri. Non so se sapete che ogni consigliere, già dopo 3 anni di consiglio, matura un vitalizio, una pensione, diciamo un vitalizio, che poi ritira ai 60 anni di età. Noi vorremmo, proprio perché sono stati, c'è una crisi forte e sono stati la causa di questa crisi, non riteniamo giusto che si possa pretendere di continuare a ricevere un vitalizio. Quindi la politica ha le sue responsabilità, e ora che un pochino se le prenda, e calcolando che prendono 162 euro, perché è stato leggermente ribassato, per 13 mensilità, e abbiamo calcolato 15 anni mediamente, da 60 anni mediamente 15 anni si vive tranquillamente, si avrebbe un risparmio netto di 140.000 euro annui, un totale in questi 15 anni 2.100.000 euro. Il numero 4 è il punto sull'introduzione della reggenza di garanzia. Ecco, la reggenza di garanzia, anche questa noi l'abbiamo sempre sostenuta come punto del nostro programma, proprio perché secondo noi è una garanzia. Perché dico questo? Perché la legge costituzionale del 2005 prevede che i capitani reggenti rappresentino lo Stato, non la maggioranza, lo Stato. E soprattutto sono a supervisione del Consiglio Grande Generale, presiedono il Consiglio, e sono a supervisione anche del Congresso di Stato. Congresso di Stato che è un buco nero. Sapete che noi abbiamo sempre denunciato il fatto che non vengono pubblicati le delibere del Congresso di Stato, gli abbiamo più volte richieste, continuano a dire che i verbali vengono fatti, ma più volte le richiediamo e più volte non ci vengono dati. La reggenza di garanzia, proprio perché, vi dico, nella storia c'era la reggenza di garanzia, perché nella storia prevedeva San Marino che avesse un reggente della nobiltà e un reggente del contado. Quindi noi consideriamo come garanzia un reggente di maggioranza e un reggente di opposizione, proprio perché a supervisionare i lavori del Congresso sarebbe una garanzia superiore, pensiamo noi, ai lavori che porta avanti il governo. Con questo non vogliamo dire che i reggenti facciano gli interessi della maggioranza, però vogliamo anche verificare il contrario, cioè, questo è il concetto. Il punto numero 5 è la riduzione del numero di consiglieri a 30 e l'eliminazione delle commissioni consigliari permanenti. Ecco, anche qui perché 30? Non è a caso, anche qui. Abbiamo guardato anche qui l'esempio delle nazioni simili alle nostre. Ad esempio la Svizzera ne ha 24, il Liechtenstein, che ha 36.000 abitanti, ne ha 25. Da noi 60 rapportati. Poi, capite bene, ci si lamenta sempre della lentezza dei lavori consigliari. Ecco, questo sarebbe un modo per snellire di molto i lavori consigliari e anche successivamente, ma non è una cosa da poco, un risparmio notevole dei costi della politica. Noi a confronto, diciamo, abbiamo un consigliere ogni 1.140 abitanti. Quindi insomma i lavori possono essere ridotti notevolmente, snelliti notevolmente, proprio perché le commissioni consigliari permanenti, dove passano le leggi, sapete che le leggi passano in prima lettura nella commissione consigliare e poi in seconda lettura anche in consiglio. Le commissioni consigliari permanenti erano state create proprio per snellire
questo iter, perché secondo quella volta era difficile poter far passare la legge in consiglio su tutte le 60 persone, quindi immaginate che 60 consiglieri intervengano tutti sulla stessa legge. Si è create le commissioni appositamente per snellire. Questo purtroppo però, lo si vede, non è così. E inoltre è anche una questione di trasparenza, perché le commissioni consigliari permanenti non sono né in diretta radio né in streaming, quindi noi non possiamo controllare i lavori di quelle commissioni. Snellendo appunto a 30 e andando alla diretta del consiglio direttamente in streaming, tutti possiamo almeno vedere l'iter che una legge, fa. E soprattutto anche perché nella commissione si fanno gli emendamenti, quindi è lì che si crea la legge e che si forma. Si dimezzano i tempi del consiglio, perché giustamente dimezzando i membri si dimezza tutto, con un conseguente dimezzamento dei costi. Poi noi diciamo che il nostro programma, il nostro intendimento era ulteriormente di fare una cosa in più, cioè la professionalizzazione facoltativa del consigliere, ma questo non rientrava in questo punto, poi noi l'avremo nel programma, insomma, come l'abbiamo sempre avuto. Adesso passo la parola a Sandra, che invece lei tratta, diciamo, la parte dei punti che riguarda più un risparmio della spesa. Allora, buonasera a tutti. Allora, io parto dal punto 6, che parla dell'eliminazione del raddoppiamento del finanziamento ai partiti a partire da queste elezioni. Allora, ad ogni elezione praticamente viene dato un contributo che equivale esattamente al contributo annuale che i partiti hanno per la gestione, diciamo, del partito, del movimento, e che per esempio per quanto riguarda Rete sono circa 84.000 euro all'anno. E sono solo 4 consiglieri. Pensate a altri partiti come magari la Democrazia Cristiana o comunque il PSD o il Partito Socialista, che emolumenti hanno solo come contributo annuale per la gestione del, credo che la DC vada intorno a oltre 300.000 euro. In caso di elezione c'è una normativa che prevede che venga dato questo raddoppiamento, che praticamente è pari a quello che è il contributo annuale. Il problema è che questo contributo è un contributo che viene definito per la campagna elettorale, quindi anche in questo modo si creano anche delle differenze fra chi va in campagna elettorale, perché c'è qualche partito che, avendo più consiglieri, può avere una campagna elettorale più cospicua, perché il contributo che lo Stato gli dà è maggiore. Allora, Rete dal 2012, già dalla prima finanziaria, aveva emendato in finanziaria il raddoppiamento, cioè quindi aveva chiesto di toglierlo, quindi sono 4 anni che a forza di emendamenti questo raddoppiamento viene chiesto di toglierlo, e tutti gli anni questo emendamento viene bocciato. Nell'ultimo consiglio, visto che siamo agli sgoccioli della caduta del governo, cioè che è caduto, e abbiamo presentato un ordine del giorno nuovamente facendo in modo che proprio venisse modificata la legge, che venisse tolto definitivamente questo contributo. E l'ordine del giorno credo lo dovete discutere, vediamo se si riesce a discuterlo in questo ultimo consiglio, si spera di sì, oppure volontariamente si spera di fare pressione un po' su tutti i partiti affinché, visto che siamo comunque in una continua spending review ormai dal 2000, forse anche prima del 2012, sarebbe il caso che questo contributo o ci si rinunciasse o comunque non venisse assolutamente utilizzato per la campagna elettorale, perché penso che la campagna elettorale si possa fare benissimo con i soldi che i vari movimenti o partiti hanno durante l'anno, soprattutto perché comunque quelli sono soldi pubblici per i quali comunque va bene, si presenta un bilancio e si tiene una contabilità di tutte queste spese, però giustamente questi soldi non devono assolutamente essere usati per la campagna elettorale. Aspetta che mi sono perso un attimo. Ok, e niente, vediamo insomma in questo consiglio se si potrà presentare questo ordine del giorno. Comunque Rete non utilizzerà assolutamente i soldi del raddoppiamento per la campagna elettorale. Poi il sistema della restituzione o dell'utilizzo di questi soldi lo comunicheremo quando vedremo dal consiglio l'esito, diciamo, di questo ordine del giorno.
Poi abbiamo riduzione del 15% degli stipendi di segretari di Stato e capitani reggenti, e, che è il punto 7. Allora, mi riallaccio un po' al discorso, insomma, che faceva la Dele prima, cioè noi chiediamo già la diminuzione, noi si chiederebbe già la diminuzione, volendo, insomma, delle segreterie, quindi di passare da 9, da 10 che è il massimo a 7, già quello sarebbe un risparmio. Diciamo che questa percentuale del 15% è più che altro è una percentuale che non incide notevolmente su quello che è il monte dei loro stipendi, perché sono comunque sono stipendi abbastanza alti. Nel bilancio di previsione del 2016-2017 sono stati messi a bilancio 830.000 euro, quindi un 15% è un taglio accettabile. Riteniamo che comunque, visto che si parla sempre di provvedimenti impopolari, questo non è un provvedimento impopolare, questo è un buon provvedimento, perché andrebbe comunque a tagliare, diciamo, su degli stipendi sui quali si può agire e non creerebbero danno, senza magari sempre tutte le volte ad andare a incidere magari sulle fasce più basse di reddito. E anche un altro 15% sugli stipendi della reggenza, che l'assegno per la reggenza, come da bilancio, ammonta a circa 175.000 euro all'anno da dividere fra 4 reggenti. Queste percentuali sono state, diciamo, pensate da noi nei punti, poi molte cose le metteremo anche nel programma di governo, sono percentuali che potrebbero essere anche variabili, ma sono anche significative del fatto che con poco si può incidere a più livelli, a più scaglioni, senza magari sempre andare a infierire, diciamo, su quelle che sono le fasce basse di reddito, o comunque tassare in linea orizzontale, senza magari avere un occhio di riguardo magari verso altre situazioni diverse. Allora, poi il punto 8 è sospensione dell'acquisto del terreno a Pietracuta. Allora, è stato deliberato dall'azienda l'acquisto di un terreno a Pietracuta per oltre 1 milione di euro, questo credo a giugno, e diciamo che non è un intervento prioritario, o almeno definito da Lonfernino un intervento prioritario, perché serve per aumentare il bacino idrico a San Marino. E il terreno è a Pietracuta, è stata fatta anche un'interpellanza dove si sono chieste alcune cose, ma nello specifico nella risposta non è arrivato il nome e il cognome di chi sarebbe questo famoso proprietario di questo terreno a Pietracuta. Noi ne abbiamo l'idea, però comunque adesso, visto che non è uscito, non è che possiamo fare il nome. Diciamo che questo tipo di intervento, visto che comunque, anche se è stato fatto a giugno e comunque c'era nell'aria una forte crisi di governo, e non è un intervento così importante, poteva eventualmente accantonarlo per un attimo e magari destinare questo famoso 1 milione di euro che l'azienda ha per altri interventi, fra quale la raccolta differenziata, che siamo ancora un pochino molto, molto indietro, però forse quella era una cosa che gli interessava di meno, non andava. Il punto 9 invece è la riduzione degli stipendi della PA allargate di Banca Centrale. Allora, questo ricalca un pochino il punto 7, perché anche qui riteniamo che sarebbe un segnale abbastanza forte da dare in un momento come questo, quando si chiede comunque sacrificio alla cittadinanza. Anche qui nel punto noi abbiamo destinato delle percentuali che sono piccole percentuali su dei monti stipendi così alti, e sono sempre legate, sono percentuali che noi abbiamo stabilito, ma che comunque in un eventuale inserimento nel programma elettorale verranno comunque meglio specificate. Però è dare un segnale sia da parte della politica che da parte dei vertici della pubblica amministrazione che il sacrificio può comunque partire anche non sempre dalla base, ma può partire anche dall'alto. Poi il punto numero 10 è riduzione del 20% dei contributi a RTV. Allora, il contributo che lo Stato dà a RTV in un anno si aggira intorno ai 2.059.000 euro. E la TV di Stato, diciamo che è un importante mezzo di comunicazione, anche perché per noi è l'unico mezzo che abbiamo.
Sicuramente, cioè, noi ci abbiamo fatto una ragionata sopra e sicuramente su tutto quello che abbiamo inserito in quel punto che voi potete insomma leggere, fra 378.000 euro per Eutelsat, un milione, scusate, beh, senza occhiali non vedo, mi cascano, e ci sono, diciamo che ci sono delle cifre importanti che vengono investite per la televisione. Sicuramente la televisione di Stato ha la sua importanza, sicuramente ci sono dei ridimensionamenti o ci sono anche dei risparmi. L'importante sarebbe prenderli in considerazione, poi dove li si possono utilizzare o attuare, quello sicuramente con la volontà in tutti i settori che San Marino ha, a cominciare dalla televisione, si possono fare. L'importante è che ci sia la volontà dei vertici e del governo, sicuramente. E 11, eliminazione del pagamento da parte dello Stato degli stipendi per il personale distaccato della PA per i sindacati. Allora, questa è una cosa un po' interessante, un po' diciamo che quello che succede quando si fa un po' di bagarre su Facebook, dipendenti della pubblica amministrazione e dipendenti del privato, perché i contratti collettivi di lavoro non sono collettivi, cioè sono divisi fra pubblica amministrazione e privato, quindi diciamo che c'è sempre stata una sorta di volontà di tenere diviso quello che è il privato e quello che è il pubblico. Comunque, nel caso del sindacato, che riceve all'anno 3 milioni di euro di finanziamento, i dipendenti che vengono distaccati dalla pubblica amministrazione presso il sindacato a svolgere mansioni, varie mansioni, vengono comunque mantenuti a livello oneroso, cioè a livello economico, da parte dello Stato, mentre i dipendenti che si distaccano per loro volontà da parte del settore privato vengono pagati attraverso l'utilizzo dei 3 milioni di euro di contributo. Quindi lo Stato, i dipendenti della pubblica amministrazione, continua a pagarli nonostante non lavorino più sotto la pubblica amministrazione. Ricordiamo che è già una cosa importante il fatto che uno si possa distaccare volontariamente per andare a lavorare nel sindacato e mantenere comunque un posto di lavoro all'infinito, perché non c'è una scadenza per questo tipo di distacco. Quindi quello che si chiede in questo punto è che venga messo in maniera paritaria il distacco fra i dipendenti della pubblica amministrazione e i dipendenti del settore privato. Poi, disdetta del finanziamento per la MotoGP a Misano a partire dal 2017, qui sicuramente faremo arrabbiare Lonfernini, che non si trova più le foto sui giornali. Comunque, già all'inizio dell'anno, dunque c'è una spesa stabilita per la MotoGP stanziata di 1.100.000 euro annue. Niente, praticamente così. La MotoGP sicuramente è un evento importante, interessante, appassionati di moto, non appassionati di moto, però abbiamo riscontrato negli anni che a livello di ritorno economico sul Titano, dati certi non ce ne sono stati, comunque non ci sono delle statistiche ben chiare, diciamo che il ritorno non è stato così importante in base all'investimento. Diciamo che questo tipo di investimento potrebbe essere mirato, e comunque visto che il turismo ha i suoi problemi, quindi potrebbe essere mirato magari su altri eventi, magari diciamo interrompiamo per un periodo il finanziamento alla MotoGP e vediamo se possiamo fare qualcos'altro. Poi la MotoGP ci possiamo sempre tornare, perché a Misano corrono comunque. Quindi, a parte questo, insomma, questo qui è anche un punto sul quale ci si può ragionare, però sicuramente è un intervento che risparmierebbe allo Stato più di 1 milione di euro. Il punto 13, perché io ho due fogli. Punto 13, aumento del 50% delle tasse sui giochi della sorte e sui beni di lusso, ivi compresi natanti, aerei e auto di cilindrata superiore a 3.000 fatti. Allora, gli interventi di spending review non devono essere, come dicevo prima, per forza impopolare. Diciamo che qui si parla di beni di lusso, qui diciamo di beni al quale possono accedere diciamo una certa fascia. Poi anche qui, in finanziaria nel 2005 avevamo fatto un emendamento per aumentare del 30% l'imposta speciale straordinaria sui beni di lusso,
di lusso, quindi aerei e imbarcazioni, per un maggiore introito per lo Stato di 100.000 euro. E, diciamo che anche su questa è una percentuale che noi abbiamo, sulla quale ci abbiamo ragionato, anche perché per esempio i giochi della sorte hanno poi anche una grossa ricaduta comunque sullo Stato da un'altra parte, cioè che, quindi anche sulla sanità. Quindi diciamo che qui ci sarebbe ampio margine sia di miglioramento per quanto riguarda i giochi, sulla gestione, e anche per quanto riguarda poi i beni di lusso. Anche qui si è... basta, mi hanno detto basta, finito, stop, interrompo così. Comunque niente, a posto, passo la parola alla Marianna. Allora, dunque, io ho un po' l'onere, più onere che onore, di parlare delle banche e di Banca Centrale. Tengo a specificare, specialmente per le persone che sono arrivate da poco, che quello che, di cui noi stiamo parlando sono 26 punti che abbiamo presentato al tavolo riformista, quindi non è il nostro programma di governo, ma sono punti da attuare immediatamente nel giro di un mese e mezzo, che abbiamo proposto a questo interlocutore che ci ha invitato al tavolo e che dal nostro punto di vista, se attuati, avrebbero dimostrato, diciamo, la buona fede della controparte. Una volta presentati non siamo stati più ricontattati, io lo prendo come un no, non lo so, però allora non so che punto sia nel libretto, comunque il 14, per chi ha il libretto giallo lo potete prendere qui al banchetto. Abbiamo proposto la pubblicazione dei beneficiari effettivi delle banche e nel caso in cui i soci siano società anonime o fiduciarie, l'indicazione del responsabile persona fisica. Allora, intanto, per chiarezza, chi sono i beneficiari effettivi delle banche? Sono i proprietari delle banche, in parole povere, e dei soggetti finanziari in genere. Secondo noi è giusto che la cittadinanza sappia chi sono i proprietari delle banche, proprio perché affidano alle banche i loro risparmi, e anche perché gli organismi di vigilanza possono controllare tutti i soggetti finanziari. Nella finanziaria del dicembre 2014 è successo che è stato consentito solamente ai consiglieri di accedere alla lista dei beneficiari effettivi, quindi solamente i consiglieri potevano andare in Banca Centrale e vedere chi fossero i proprietari dei soggetti finanziari. Questo ovviamente è una cosa, insomma, per noi inconcepibile, perché comunque crea dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B, anche perché i consiglieri avevano il vincolo di segretezza, quindi una volta vista la lista non potevano divulgarla. Inoltre, sempre nella finanziaria del 2014, è stato previsto che alcune banche continuassero ad avere schermature da parte di fiduciari, quindi anche andando a vedere i proprietari non si vedeva il nome, ma si vedeva il nome di una fiduciaria. Ad esempio, ne faccio una, tanto per dire, la Leyton Holding del Lussemburgo. Quindi c'è una banca che fa riferimento a questa fiduciaria, se succede qualcosa a questa banca chi andiamo a prendere? Nessuno, non si sa. E quindi capiamo come è importante avere la trasparenza su questo punto, proprio in questo periodo così anche caldo per il sistema finanziario, in cui parliamo sempre di crediti deteriorati, parliamo di crediti d'imposta, e quindi è molto importante poi riuscire a capire e a ricollegare le responsabilità ai vertici del sistema bancario, proprio per non farle ricadere eventualmente di nuovo sulla popolazione. Allora, il punto seguente, che è il 15, è la limitazione a 100.000 euro lordi degli stipendi dei dirigenti delle banche che hanno ricevuto un sostegno dallo Stato in qualsivoglia forma, diretta o indiretta. Questo è molto semplice, cioè se una banca ha ricevuto un sostegno da parte dello Stato sia sotto forma ad esempio di ricapitalizzazione, quindi un'iniezione diretta di denaro, oppure sotto forma di credito d'imposta, che al 2015 ammonta a 155 milioni di euro, il minimo che una banca può fare, noi diciamo, è quello di tagliarsi gli stipendi, cioè usa quei soldi per ristrutturarti, non per pagare stipendi faraonici ai tuoi dirigenti. È un segnale di attenzione e anche di rispetto nei confronti del denaro dello Stato, che poi è della cittadinanza, insomma. Poi il punto seguente è, dunque, sospensione di ogni rinviato a giudizio dalle direzioni di banche che abbiano ricevuto un sostegno dallo Stato in qualsivoglia forma. Allora, spesso vediamo che, cioè, si vede che in aula l'attenzione
è molto concentrata ad esempio su casse di risparmio, giustamente ha un direttore che è stato rinviato a giudizio, Luca Simoni, per cui molte volte, di cui molte volte è stata chiesta la testa. Noi pensiamo che sia giusto chiedere la sospensione dei dirigenti che sono rinviati a giudizio, ma non solo per casse di risparmio, per tutte le banche che hanno dei dirigenti rinviati a giudizio, inclusa ad esempio Asset Banca, che ha la signora Tabarrini e il signor Ercolani rinviati a giudizio per riciclaggio per il Renero. E quindi abbiamo presentato anche un ordine del giorno per richiedere, diciamo senza fare i nomi delle banche, ma dicendo tutte le banche che hanno dei dirigenti rinviati bisogna che vengano sospesi. E, ovviamente questo ordine del giorno era stato presentato insieme anche ai consiglieri Lazzari e Pedini Amati, quindi era già San Marino insieme a gennaio, diciamo. E, ovviamente purtroppo non è stato accettato, però vi invito a prenderne visione, perché oltre a questa proposta conteneva anche altre proposte molto interessanti, tra cui impegni riguardanti la gestione del credito, i requisiti di chi ricopre incarichi nelle banche e la tutela del risparmiatore. Ne ho lasciato un po' di copie sul banchetto, quindi se volete dare un'occhiata, ovviamente saranno punti che poi noi, anche se l'Aula non ha accettato, riporteremo nel nostro programma di governo, perché pensiamo che siano fondamentali. Il punto seguente, siamo arrivati al 17, è la riconduzione degli stipendi dei dirigenti attuali di Banca Centrale alle somme stabilite per legge. Anche qui abbiamo un'altra bella storiella, cioè la legge di bilancio del dicembre 2014 aveva stabilito che gli stipendi dei dirigenti della PA allargata e degli enti partecipati dallo Stato, quindi anche Banca Centrale, non superassero i 150.000 euro. Appena 10 mesi dopo, la maggioranza ha inserito un bell'articolo dentro l'assestamento di bilancio che diceva questa cosa vale per tutti ma non vale per Banca Centrale, che può arrivare anche a 300.000 euro lordi. Ovviamente si è cercato di bloccarlo, ma insomma, ovviamente senza nessuna soddisfazione. Ecco. Quindi adesso ci ritroviamo con la dirigenza di Banca Centrale che ha degli stipendi faraonici, che noi chiediamo invece di ricondurre ai termini di legge, e soprattutto chiediamo anche che chi ha permesso che questi stipendi diventassero così alti aggirando le leggi venga perseguito, e quindi i membri del CDA di Banca Centrale e i segretari di Stato che fanno parte del CCR, che è il Comitato di Credito e Risparmio, che avrebbero dovuto controllare e invece hanno permesso che venisse aggirata la legge e in barba anche a tutti gli altri dirigenti che magari la rispettano venissero concessi questi stipendi faraonici. E per farvi un esempio, per fare un termine di paragone, lo stipendio di Mario Draghi, che è il governatore della BCE, la Banca Centrale Europea, è di 378.000 euro annui. Cioè, i nostri devono, non so, comunque dirigere una banca che tutto sommato non mi sembra proprio uguale alla BCE. Comunque, l'ultimo punto, che è il 18, che è collegato direttamente a quello precedente, è l'abolizione della fondazione di Banca Centrale. Questo perché, dunque, a dicembre del 2015 lo stesso CDA di Banca Centrale ha detto chiudiamo questa fondazione perché è inutile ed è onerosa. Non l'hanno chiusa perché? Perché serve a giustificare gli stipendi esosi dei dirigenti di Banca Centrale. Perché quando il presidente, ad esempio, non si accontenta dello stipendio di 150.000 euro previsto, gli viene data anche una consulenza pagata come consulente di fondazione. E quindi a quei 150.000 se ne aggiungono altri 70.000, 66.000. Quindi serve a fare questi giochini che francamente ci sembrano anche qui poco rispettosi di tante cose, del referendum, delle leggi, della sovranità, insomma di tante cose. Io la chiudo qui, mi sa che tocca di nuovo Andrea e poi abbiamo finito. Dunque, vi parlerò degli ultimi punti che riguardano principalmente tutto quello che riguarda la pubblica amministrazione, neanche ritorna anche qualcosa e la trasparenza. Il punto 19 si parla di eliminare la disponibilità, diciamo così, detto volgarmente, il portafogli in mano ai segretari di Stato. Questo perché? Perché vorremmo essere in un paese normale dove le segreterie non è che hanno budget da
da distribuire o da gestire come meglio credono. Le segreterie di Stato devono dare degli indirizzi politici, poi devono essere le amministrazioni e la pubblica amministrazione che deve impiegare quei budget e quei soldi. Abbiamo visto tutti gli ultimi 20 anni cosa hanno voluto dire le segreterie di Stato. Il congresso, come si diceva prima, ormai è diventato un buco nero, ormai è un qualcosa di totalmente ingestibile. Al punto 20 vediamo un'altra bella cosa: l'obbligatorietà della pubblicazione di ogni atto, appalto e delibera degli enti della PA allargata. Anche qui c'è una cosa curiosa. Io vi invito ad andare sul sito della segreteria degli interni e andare a controllare le delibere del congresso di Stato. C'è un qualcosa di veramente, non so, io lo definisco aberrante. Ci sono 104 delibere che non sono pubblicate, fatte adesso. Sono 104 totali, sì, scusate, 104 totali e 50 che non sono pubblicate. Non sappiamo che cosa abbiano deliberato, quali delibere di spesa abbiano fatto, non ce ne sono. Ma non è un qualcosa che si limita solo al congresso di Stato, anche in altri enti come nell'IS o nell'azienda dei servizi molte delibere anche qua non vengono pubblicate. Per esempio, non si possono sapere nei riguardi dell'IS quali convenzioni si sono stipulate con tali medici o strutture. L'azienda stessa cosa, parlavamo prima della delibera del terreno di Pietracuta, ed è una cosa che secondo noi è veramente veramente importante e avrebbe dimostrato la buona fede dei nostri interlocutori. Ma come diceva Marianna, la risposta è: forse arriveranno quei piccioni viaggiatori. Poi al 21 vediamo che c'è l'automatismo per la stabilizzazione della PA. Sappiamo teoricamente dovrebbero esserci i concorsi. I concorsi sono dagli anni 90 che non se ne fanno. Si prende praticamente, prendono persone, le mettono in PA, non le stabilizzano. C'è gente che è rimasta precaria per 10, 11, 15 anni e come per magia in ogni tornata elettorale si vanno a stabilizzare centinaia di persone. Che potrebbe sembrare una specie di, chiamiamolo, un bacino elettorale. Non deve essere così, si devono fare i concorsi. Se non si fanno i concorsi, si deve passare tramite le graduatorie dell'ufficio del lavoro e poi bisogna prevedere un automatismo grazie al quale quella persona, quel dipendente, finito il suo contratto di 18, 24, 36 mesi, o viene licenziato o viene stabilizzato in automatico. Perché non si possono più fare, nelle ultime stabilizzazioni hanno fatto una cosa vergognosa con addirittura 3 livelli di retribuzioni, dove praticamente nello stesso ufficio ci sono 3 persone che fanno lo stesso lavoro e ognuno prende una retribuzione diversa dall'altra. Al punto 22 abbiamo l'eliminazione della legge per la tutela dell'investimento di Borletti. Qui non servono parole, tutti ci ricordano le telefonate di certi imprenditori che arrivavano in consiglio. Cioè non serve neanche, nel momento in cui lo Stato firma una convenzione deve bastare quella di parola, non ci deve essere una legge che vada a sancire un contratto privato, un qualcosa di aberrante. Sinceramente non andava neanche approvata. Al punto 23 abbiamo invece le sospensioni di ogni consulenza attivata dai segretari di Stato. È anche qui un qualcosa di inconcepibile. Cioè, con un governo caduto non si capisce il perché si debbano andare a fare le consulenze per andare a redigere dei progetti di legge che in aula non arriveranno mai, perché il consiglio è in ordinaria amministrazione, quindi non possono essere portate in consiglio. E allora non si capisce il perché dell'attivazione di queste consulenze per dei progetti di legge che non vedranno mai la luce. Possiamo tutti immaginare a cosa servono. Al punto 24 abbiamo l'introduzione di un regolamento che permette di ridiscutere le delibere di spesa effettuate negli ultimi 6 mesi. Diciamo che negli ultimi 20 anni abbiamo visto cose strane negli ultimi mesi di legislatura. Ve lo dicevo prima, le 50 delibere che non sono pubblicate. Quindi si potrebbero nascondere tante cose in queste delibere, come il classico solito clientelismo che da 30 anni a questa parte si continua a fare qui in Repubblica. Nel punto 25 invece abbiamo qualcosa che riguarda le società morose nei riguardi dello Stato. Morose si intendono le bollette, si possono intendere i contributi. È una cosa sinceramente dove, diciamo così, una famiglia in difficoltà che non riesce a pagare le utenze si vede staccate luce, acqua e gas nel giro di 5 minuti. Poi vediamo aziende, non facciamo nomi ma sappiamo tutti, in quello scatolone verso Dogana, che ha accumulato milioni di euro di debiti all'azzurro, va bene, l'abbiamo detto, milioni di euro di debiti nei riguardi dello Stato
e nonostante tutto, ancora come tutto tace, nulla si fanno dei piani di rientro con degli immobili ipotecati, delle cose aberranti. Ma non finisce lì, perché poi le aziende morose, c'è anche un altro aspetto, possono essere quelle aziende che non rispettano il codice ambientale. Faccio un esempio, ci possono essere magari delle aziende che non sono in regola con le acque reflue, che scaricano all'interno delle fogne qualsiasi cosa, e poi è la collettività che paga per depurare quelle acque. Queste costano centinaia di migliaia di euro allo Stato, e ancora ad oggi non si è voluto fare niente, nonostante svariati emendamenti nelle finanziarie scorse. Io non sto a Cognassi, esatto. Poi vediamo l'ultimo punto, che è praticamente il fermo immediato del vecchio regime retributivo per i dipendenti della PA. Qui, se qualcuno si ricorda, nel 2000, mi sembra 2009-2010, ci fu la legge della ciabatta sulla pubblica amministrazione. A questa legge sarebbe dovuto seguire altre due leggi, una avrebbe dovuto riguardare i dipendenti della pubblica amministrazione e di uno dei dirigenti. Per i dipendenti non era altro che una legge dove si andava a stabilire il fabbisogno, le graduatorie, tutto quello che riguardava praticamente i dipendenti. Quella non è mai stata fatta. In compenso è stata fatta quella sui dirigenti, sulle retribuzioni, dove si è lasciata la libera scelta ai dirigenti che già erano in essere nella pubblica amministrazione di aderire al nuovo regime o rimanere nel vecchio. Nel vecchio, d'altronde, non ce n'è uno che sia passato nel nuovo, molto semplice il perché. Perché con il vecchio regime si garantiscono indennità pensionabili, tutta una serie di vantaggi che non sono previste nelle nuove. Quindi, se si volesse fare una cosa coerente, dalla sera alla mattina, approvata la legge, i dirigenti avrebbero dovuto tutti quanti transitare con il nuovo regime. Non si fa per i dipendenti, perché non per i dirigenti. Tutto qua, che abbiamo finito. Se avete domande, siamo qui apposta per rispondere. Volevo solo fare una rettifica, perché mi sono accorta che anche nel testo, e ho sbagliato quindi anche io a riferirlo, nel punto dove si parla della riduzione dei consiglieri a 30, ho detto erroneamente che in Svizzera, c'è scritto anche sul foglietto, sono 24, è a Monaco che sono 24. Scusate, ho fatto un errore, tanto per rettificare. Ecco, cancellato. Niente Svizzera. Io direi che l'abbiamo fatta anche abbastanza lunga. No, siete scherzi, eravamo qui per questo, e anzi, ripeto, anche alcuni membri proprio della nostra assemblea avevano richiesto un minimo di spiegazione di questi 26 punti. Abbiamo cercato di andare molto veloce, e chiaramente se volete maggiori informazioni, qualsiasi cosa, noi siamo disponibili in sede, ci trovate sempre lì, oppure c'è molto materiale anche sul nostro sito, c'è tra l'altro tutta la riforma costituzionale che, calcolate, erano 7 leggi, non una, 7 leggi, adesso qui l'abbiamo un po' veramente concentrata in pochissimo. E se avete domande, richiesta di informazioni, siamo qui, ma siamo qui soprattutto, insomma, per confrontarci e per ascoltare solo voi, se avete delle riflessioni, osservazioni, proposte, qualsiasi cosa, insomma. Quindi si apre un attimo, un momento di dibattito, ecco. E ci vuole qualcuno che, come sempre, rompa il ghiaccio. Se volete vi diamo anche il megafono. No, anche perché se non parlate voi, parliamo noi, siamo noiosi. Perfetto, grazie. Bravissima. Volevo fare una piccola riflessione, non è una domanda, una piccola riflessione sulle pari opportunità, sulla scorta del referendum sulla preferenza unica, perché quello che ho sentito in consiglio, quello che ho letto sui post di Facebook, quello che ho letto sui giornali, mi ha fatto venire l'orticaria, bene? Perché soprattutto ho sentito dire che le donne verranno penalizzate. Per me è una benemerita stupidaggine. Secondo me le donne erano molto penalizzate con le tre preferenze quando si facevano le cordate, e le donne non c'entravano mai. Invece se una donna con la preferenza unica può combattere alla pari con gli uomini, con i giovani, con gli invisibili, con tutti, insomma, per me la preferenza unica realizza veramente le pari opportunità per tutti. Poi che la preferenza unica possa avere qualche rischio, specialmente in un paese così piccolo dove ci sono dei
clan familiari enormi che si mettono insieme per scegliere un consigliere, oppure gruppi imprenditoriali che possono eleggere un consigliere, questo è un rischio, ma ne eleggono uno, non ne eleggono 5 o 6 come abbiamo visto il consiglio che rappresentano gruppi imprenditoriali o capi bastone che poi sono andati anche in galera. Chiudo la parentesi. Brava! Io ho sentito però, sì, magari se volete scendere dopo, no, mi aggiungo alla riflessione perché a me piacerebbe anche che si smettesse di parlare di quote rosa, quote blu, forse siamo anche facilitati noi, perché come vedete un po' stasera noi abbiamo forse problemi delle quote blu e non delle quote rosa, quindi quote blu, venite, benvenuti. No, però secondo me sarebbe ora di iniziare non tanto a ragionare di quelle che sono le conseguenze e quindi cambiare quelle che sono le conseguenze di quello che manca forse a monte, cioè le condizioni. Iniziare a ragionare su come creare le condizioni affinché la vita delle donne in politica sia facilitata. Io faccio un solo esempio. Noi come movimento abbiamo fatto una lotta strenua alle sedute notturne, perché io mi chiedo, sia madri che padri, perché qui non è questione di quote, sia madri che padri, in che maniera riescono a partecipare alle sedute serali e notturne del Consiglio, dove chiaramente sono i momenti che si passano con la famiglia. Poi, voglio dire, io tra l'altro non ho figli, però... abbiamo una famiglia, insomma, c'è una famiglia e questo è molto difficile. Cioè, ci sono molti metodi anche molto semplici per agire a monte e lavorare sulle condizioni. Secondo me, invece, lavorare sulle conseguenze non fa altro che creare delle vie privilegiate affinché le donne, forzatamente, attraverso quote rosa o altri metodi, partecipino alla politica. Però a me, sinceramente, piacerebbe parlare di persone oneste, non di quote rosa o quote blu. Quindi cercare di lavorare sul voto di scambio, appunto, ma anche lì lavorare sulle condizioni, a monte, non tanto a valle, su quelle che sono le conseguenze, ma concordo pienamente, insomma, concordo pienamente. Altre considerazioni, riflessioni, critiche, tutto, insomma, siamo qua, potete tirarci pomodori, ultimamente... No, di là e tirami. Allora, come cittadino sono preoccupato, no? E ho visto che nel fogliettino giallo ci sono diversi metodi e indicazioni per creare un ordine migliore nel paese in cui, nel nostro San Marino. Ma mi domando, e dopo, quali sono le vostre proposte che fate? Perché comunque dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare a mantenere questo stato in senso generale, in senso lato, quali sono queste proposte? Allora, come abbiamo anticipato, appunto, questo non è il nostro programma. Il programma è sicuramente altra cosa. È chiaro che noi siamo partiti con un programma nel 2012 che tratta tantissimi temi, tutti, credo tutti, dalla sanità alle pensioni, alle banche. È chiaro che noi in questi 4 anni siamo cresciuti molto, nel senso che anche laddove avevamo bisogno abbiamo avuto l'opportunità di avere a fianco anche ad esempio delle persone tecniche, competenti, in quelle competenze dove noi magari a livello proprio specifico mancavamo di alcuni elementi e tuttora manchiamo di alcuni elementi e tuttora ci affianchiamo di queste persone. Questo ha fatto in modo che il vecchio programma, che quello del 2012, venisse arricchito e venisse arricchito da una parte di tutto il lavoro consigliare. Noi di proposte ne abbiamo fatte tantissime, dai progetti di legge, emendamenti, eccetera. E ne abbiamo fatte tantissime sul lavoro, sulla sanità. Parliamo di argomenti, ce ne sono veramente tanti. È chiaro che a nostro avviso non basta un programma, che ripeto, non è questo. Questi sono 26 punti
per, li abbiamo chiamati cartina tornasole, per capire se dall'altra parte l'SSD che ci aveva chiamato al tavolo aveva o meno la volontà di cambiare rispetto a una legislatura passata in cui il PSD formava una parte importante ed era, aveva lavorato al governo, per cui volevamo capire se c'era veramente la buona volontà di cambiare le cose. Quindi questo non è il programma. È anche chiaro che ovviamente appunto ci stiamo lavorando con San Marino Insieme, perché dovremo presentare un programma di coalizione questa volta. Quindi avremo sia il programma di rete che il programma di coalizione, e arricchito appunto da tutti questi 4 anni di lavoro e chiaramente con ulteriori approfondimenti. E ripeto, non, insomma, qui sarebbe estremamente lungo. Se lei magari mi dice un argomento, ci possiamo tranquillamente confrontare. Abbiamo fatto tantissime serate, l'ultima delle quali sul problema degli NPL, quello sarà un problema importante, però anche lì spesso si parla di programma. Secondo noi il programma è un elemento fondamentale, chiaramente, perché ti dice dove si vuole portare il paese, ma non è sufficiente, perché sappiamo bene che i programmi spesso e volentieri diventano carta straccia se dall'altra parte non ci sono delle persone capaci e chiaramente una coalizione, un programma, un governo capace di portarlo avanti con determinazione. E a nostro avviso uno degli elementi fondamentali oltre al programma è avere persone con le mani libere per poterlo attuare. Avere le mani libere significa non essere condizionati da quegli interessi privati che tendono a come dire, a concentrare il potere in, ad esempio, grandi monopoli, eccetera. Io faccio solo un piccolo esempio: la nostra tendenza a livello economico, e poi chiaramente questo si declina in tutta una serie di proposte a livello di lavoro, eccetera, non è tanto verso i grandi monopoli, ed è uno dei motivi e delle motivazioni che abbiamo portato anche nel referendum del Polo del Lusso, ma è di ragionare su interventi immediati che diano aiuto alle piccole e medie imprese, perché il nostro paese è formato da piccole e medie imprese, che sono spesso e volentieri a conduzione familiare. Allora, ragionare di interventi che favoriscano l'apertura come la continuazione delle nostre piccole e medie imprese è sicuramente un elemento, a nostro avviso, insomma, fondamentale per ragionare di tutte le politiche economiche e di lavoro. Questo non significa dire no a qualsiasi investitore esterno che arriva e che propone dei mega investimenti. Significa però che la politica, anziché interloquire direttamente con l'investitore estero, ha l'obbligo e il dovere di creare le condizioni uguali per tutti, affinché chiunque, grande o piccolo investitore estero che arrivi, sappia quali siano le regole chiare e la certezza della pena, affinché sa di venire in uno Stato in cui esistono regole e responsabilità e conseguenze. Quello di cui parlava prima Andrea, ad esempio, noi abbiamo fatto recentemente un'interpellanza sui negozi all'Azzurro che stanno chiudendo, e sono investitori che sono venuti da fuori, hanno aperto a San Marino, e in mancanza di regole e responsabilità certe, cosa è successo? Che c'è sempre il rischio che durino per qualche anno, lascino dei grandi debiti allo Stato a livello di contributi, stipendi dei lavoratori, utenze non pagate, monofase, e poi se ne vanno da San Marino, chiudono l'attività e magari aprono fuori confine. Allora, questo va evitato quando si ragiona anche di politiche economiche e politiche di lavoro. È chiaro che noi siamo anche per investitori che vengano da fuori, però è chiaro che a monte ci devono essere ad esempio delle deiussioni da depositare a tutela del nostro Stato se rimangono dei debiti non pagati. Insomma, le cose sono veramente tante, gli argomenti sono tantissimi. Noi abbiamo, ripeto, nella nostra riforma istituzionale racchiuso in 7 segreterie, non in 10, distribuendo le deleghe e ragionando su nuovi modi di interpretare anche la politica. Poi secondo noi bisogna partire dalla politica, cioè prima di parlare di riforme sul paese bisogna riformare la politica. Allora, quello forse è il primo step. Per cui, insomma, gli argomenti sono, ripeto, tantissimi.
siamo disponibili, c'è già in parte tantissimo materiale sul nostro sito. Devo anche dire la verità, lavorando sulla sul nuovo programma che stiamo facendo, ci siamo anche resi conto che con tutte alcune delle proposte, si stringo velocissimamente, alcune delle proposte che noi in questi 4 anni abbiamo portato in aula sono anche passate. Alcune di queste, anche ad esempio a livello familiare, in alcune leggi che permettono insomma le pari opportunità, eccetera, insomma son tantissime. Quindi anche l'orgoglio di aver visto alcune delle nostre proposte insomma accettate in aula. Questo, devo dire la verità, comunque c'è. L'ho fatta lunga, scusate. Altri? Scusate, fatele venire giù perché sono, non sento niente sopra. Hai voglia di... No, è veramente difficile, cioè... Quando si parla di Stato, di governo, di partiti, questa roba, cioè, fa male allo stomaco. E noi veramente, come sostengono loro, questo movimento che ci fa scudo, e faticano tra bene e male praticamente. Perché appunto per fare Stato, per fare governo, esistono purtroppo i maledetti soldi. E i soldi sono male, i soldi sono male. Quelli che invece un semplice cittadino si vanta o fatica a guadagnare, quella forse penso che sia rimasta l'unica parte di bene del paese. Quindi sempre più sono persone con interessi che vengono su, oppure mi dica sì che solo persone strettamente sammarinesi possono far parte essere consiglieri, anche che si è visto anche stamattina sui giornali che praticamente non vengono neanche più chiamati consiglieri perché sono segretari. E, cioè, gli hanno dato un altro nome, insomma, tra un po' li chiameranno parlamentari e non saremo più neanche a San Marino, ma saremo, non so, là a Roma direttamente, perché visto che anche noi con gli studi, con i congressi si va a studiare là e poi dopo si torna qua. Quindi impariamo, tra un poco saremo come là e portiamo su. Il portare su è il fatto che per avere un paese con un governo che secondo me che deve funzionare, si dovrebbero distinguere molte cose, invece cioè molti settori, invece è difficile questo, perché i partiti non si possono collare problemi tipo istruzione, PIA, tutte le cose, cioè tutta la sanità, tutto, un partito che gestisce tutte queste cose. Io sono molto semplice nelle cose. Secondo me, puoi venire qua a dire secondo me ti trovo io la trovata, cioè veramente di essere proprio ambiziosi. Ognuno si dovrebbe occupare di qualche settore, di un settore, non che un partito debba mettere solo in tasca, diciamo, i soldi di quello che viene su o di quello che poi si è procacciato, ma che veramente è una rivalutazione della Costituzione, appunto io essendo italo-sammarinese, una rivalutazione delle Costituzioni, perché pare che entrano parecchi soldi nei singoli partiti e più anche di pesantezza di questi se sono più tempati e via dicendo. Loro si fanno in 40.000 per dare emendamenti, per dare questi punti, questi bellissimi 26 punti che mettono da spioncino in quello che ci sono di problemi, no? Però faticano per madornalmente per arrivare
a fondo di uno, poi hanno anche tutte le bighe che 50 cose non vengono prescritte e di qua di là, si trovano loro a fare un lavoro che dovrebbero fare il nostro Stato e i nostri segretari. È veramente difficile, veramente difficile. Per me è meglio che, cioè, che tutti noi operiamo nel campo delle nostre famiglie, forse come lo era forse all'inizio con veramente i 60 consiglieri, vivono sui nostri papà, i vostri papà, perché il mio è italiano e non c'è più, e dico forse veramente parlavano di cose quella volta magari un po' più medievali, poi dopo sono arrivate un pochino, sono i tempi che portano questa modernità schifosa, e quindi secondo me se veramente quando ha detto Deppa non c'è mai nessuno lì su che ci punta i piedi, non so, io tramite il telegiornale così ho sempre ho visto vivo insomma la piazza fioccare nei momenti più importanti, la vedo meno viva perché veramente io sono l'unica che quando nel periodo preelettorale così mi trovo lassù. Io veramente non vi vedo nessuno e loro lo sanno. Io vado lassù come una deficiente, ascolto quello che dicono, odio anch'io il fatto che nel Parlamento si possa parlare, perché tranne magari qualche bisbiglio che ho fatto io là dietro, una signora lì, siamo stati tutti zitti e abbiamo ascoltato questi ragazzi quello che ci volevano dire. Là non succede così. E qui è così, cioè voglio dire, maestri che ci dovrebbero dare delle lezioni, dare dei consigli, consiglieri appunto, e lì cellulare, telefono, tutto qua, una cosa che va in fundraising, cioè proprio, quindi partire, cioè, questi sono bellissimi questi 26, cioè questi 26 punti che chiedete, e sono più importanti di quelli che chiedo io, perché i miei saranno praticamente impossibili, però io cercherò, come cittadina, vogliamo almeno togliere, non so, escono a fumare, riescono a bere il caffè, va bene, fare una pausa, facciamo tutti insieme qua a scuola, quando si è dentro non si chiacchiera, sono cose elementari, però è anche vero che intanto che loro sono lì a fare consiglio, fanno anche degli affari e si occupano di cose che magari vanno poi dopo a essere magari solo di interesse proprio del partito o anche proprio della persona. Ecco, mi limito, avete ragione, mi limito di questa cosa. E quindi proviamo a essere meno negativi come cittadini e portare pazienza, cioè non dobbiamo portare pazienza, cioè dobbiamo lottare, cioè dobbiamo farci sentire di più. Anche lassù, quando si riuniscono un attimino, da venire un po' tutti. Scusate. Allora, volevo... Ah no, ma Riccardo vuole parlare? No, no, Riccardo tu parla, dopo lo do alla Paola, il microfono. Allora, volevo soltanto qualche piccola considerazione, anche un po' disorganica. Intanto 4 anni fa, Milena ed io, eravamo qui in questo anfiteatro e vi abbiamo sentiti per la prima volta parlare di politica. E da quello che abbiamo visto questa sera... No, allora non sento. Non ho mai parlato in megafono. Quindi 4 anni fa con Milena eravamo in questo anfiteatro e abbiamo non si sente, abbiamo visto parlare per la prima volta. Vieni, Riccardo, ci siamo. Abbi pazienza perché sennò lo sentono in cima, lo sentono in alto. Grazie Riccardo. Dunque, vorrei ricominciare per la terza volta. Allora, quindi, 4 anni fa ho avuto la sensazione, abbiamo avuto la sensazione di vedere dei giovani con dei grandi ideali
con scarsa, mediamente, una scarsissima esperienza politica. Purtroppo non sono abituato a tutto questo. Quindi, con scarsa esperienza politica, una preparazione su certi temi un po' fumosa, nel senso che era sì, gli ideali c'erano, si vedevano, si capivano, ma non si riusciva a capire assolutamente come sarebbero stati realizzati questi ideali, come si sarebbe passato dall'ideale alla proposta. Questo mi riferisco per esempio ai temi ambientali, in cui è facile avere degli ideali e poi è difficilissimo poi entrare nella pratica e fare delle proposte organiche. Nell'arco di questi 4 anni sicuramente soprattutto i consiglieri, supportati poi dall'assemblea, dei collaboratori più stretti eccetera, si sono trovati di fronte a un sistema politico estremamente ostile, estremamente chiuso, assolutamente non disposto a concedere il know-how di come si fa politica a San Marino. I 4 consiglieri in primo luogo e via via, no? Per cerchi concentrici, tutti gli altri collaboratori, attivisti e quant'altro, sono riusciti, per quanto possibile, a tirar fuori a questo sistema dei piccoli o grandi segreti e hanno trasmesso con dei sistemi che per San Marino sono stati completamente innovativi questo know-how anche alla popolazione o quantomeno a quei cittadini che hanno voluto ricevere queste informazioni. Il fatto di avere ad esempio tramite il blog, tramite il web, determinate informazioni o tramite Facebook non è assolutamente banale, è un grande risultato e chi vuole effettivamente ha potuto, per quanto possibile, per quanto arrivato dal punto di vista delle informazioni, soprattutto ai consiglieri, ha potuto a sua volta avere delle informazioni prima che le leggi venissero attuate, quando si era ancora in fase di discussione. Per quel poco che ho visto, l'esito mediamente è stato negativo, perché questa maggioranza, questo sistema di potere consolidato dai tempi che furono in realtà, non credo soltanto negli ultimi 20 anni, è riuscito in realtà a fare corte e a impedire per quanto possibile la divulgazione di certe informazioni che non sono delle cose segrete, tipo che so come si gestiscono certe cose dell'ordine pubblico o altre cose che sono necessariamente riservate e non le devono sapere tutti, e questo è banale. Quindi io spero veramente che il Movimento Rete, insieme ai loro, nell'ambito di una coalizione per quanto possibile allargata, mi fa particolarmente piacere che Lazzari e Piedini Amati facciano parte di questa coalizione, perché proprio 4 anni fa eravamo seduti, Milena ed io, vicino proprio a Luca Lazzari, e quindi lui tra l'altro ci dava anche delle decodifiche su certe cose che voi dicevate, perché non ci era un tanto chiaro, e quindi ogni tanto lui ci dava la spiegazione, per dire, quindi già allora lui aveva le idee molto chiare. In questi 4 anni di cose ne sono successe tantissime. Secondo me è stato molto importante, i 4 referendum sono stati molto importanti. Sono stati importanti per me perché è stata la mia prima occasione di votare e ho affrontato la cosa non a cuor leggero e io ho chiesto ad alcuni politici, non soltanto al Movimento Rete, il loro parere anche personale sui quesiti referendari. I quesiti in realtà io li ho trovati particolarmente semplici e ancora pochi giorni fa ho rinfacciato a una di queste persone che stimo in realtà di avermi dato un suggerimento personale con 3 sì e 1 no. Il no era sulla preferenza unica e questa persona appartiene a un partito che poi ha fatto 4 no, ok? Cioè nel giro di 1-2 mesi
all'interno di un partito di opposizione si è passati da una situazione in cui probabilmente c'erano quattro sì a una situazione in cui c'erano quattro no. Non è male, cioè tutto questo è venuto nell'arco di un mese. A questa persona, che tra l'altro è una delle colonne storiche del partitismo sammarinese, gliel'ho rifacciato al market di fronte a tutti. Una persona che c'era prima di me a pagare la cassa ha detto: ha fatto bene, perché bisogna chiedere conto ormai ai politici di quello che affermano, di quello che promettono, di come razzolano dopo che fanno. E questa, la persona di cui non faccio il nome, è una persona mediamente onesta e stimabile. Quindi figuriamoci cosa combinano quelli che non sono onesti e stimabili. Quindi, per concludere, io ritengo, per quello che ho visto, perché in certi casi di linea D abbiamo anche collaborato per il poco che potevamo, come Movimento Rete, per quanto riguarda delle specifiche proposte di legge che sono rimaste tali o non sono nemmeno mai state definite come proposte, e quindi è stato abbastanza frustrante in effetti. Comunque io penso veramente che da queste quattro persone che hanno fatto una posizione seria si possa passare a una forza di governo e a dimostrazione che se le persone sono oneste e competenti e si impegnano seriamente per il loro paese, bastano 4 anni per creare da nulla una forza di governo. Una forza di governo che, se ci si riesce, se la cittadinanza la sosterrà, cambierà questo paese tanto quanto l'ha cambiato la Rete. Grazie. Bravo, ci riusciremo! Io non sono molto filosofica, mi dispiace, perché sì, no, è più che altro perché vorrei porre delle domande per chiarirmi le idee. La prima domanda la vorrei porre ad Adele, che ha fatto la disamina anche su un'ipotetica nuova struttura del nostro Parlamento, il Consiglio Grande Generale, passando da 60 a 30. Io quindi mi chiedo, con 30, quindi le leggi a maggioranza semplici saranno votate qualora ci siano tutti e 30 le persone da 16 persone, e se ci fossero all'interno di una seduta consigliare 20 persone a maggioranza semplice, verrebbero votate leggi di tutto lo Stato da 11 persone, o se sbaglio io a pensare questa cosa, se effettivamente questa è una cosa su cui avete riflettuto, cioè che abbassando enormemente il numero dei rappresentanti all'interno del Consiglio Grande Generale, poi si abbassino di conseguenza anche il numero dei voti per far sì che una certa legge possa passare, anche con la maggioranza dei 3/4, sono sempre veramente poche persone. Io, che difendo molto la democrazia diretta, amplierei non 60, 90, 100 persone, più aperta è la possibilità di voto decisionale su uno Stato così piccolo, proprio perché siamo piccoli, secondo me sarebbe migliore, però volevo solo chiedervi se era così. L'altra cosa la chiedo a Sandra, perché io sono arrivata ed ero là e non si sentiva a un certo punto. Tu hai parlato della riduzione degli stipendi del 15% dei segretari di Stato, andando a menzionare un capitolo del bilancio dello Stato che ha budget a circa 800.000 euro. Allora, io non ho capito se questi 800.000 euro sono 800.000 euro stanziati per i soli stipendi dei segretari di Stato, perché in teoria noi abbiamo visto sui giornali gli stipendi dei segretari di Stato, mi sembra che il più alto forse sui 62.000 qualcosa, e facendo un calcolo non si arriva agli 800.000 euro, quindi io volevo capire se in questo capitolo di spesa ci sono anche sono incluse le trasferte tutte, quindi il 15% non è sullo stipendio, il 15% è su un ammontare complessivo, e quindi era questo che volevo chiederti. Dopo me lo dici al microfono, come faccio io. L'altra cosa volevo chiedere,
cioè più che altro una cosa a Marianna che ha parlato delle banche. Io penso che ci siano state delle informazioni non del tutto corrette in quello che si è detto stasera inerenti al comparto banche. Poi magari ne parliamo perché si va poi sulle cose. Però voi avete proposto di, posto che mi va bene abbassare gli stipendi ai segretari, era solo una curiosità, avete proposto di abbassare gli stipendi ai dirigenti che hanno, per le banche ad esempio, comunque per i soggetti in ambito finanziario, bancario e finanziario, che hanno avuto dei contributi diretti o indiretti fino a 100.000 euro lordi. Quello che vi volevo chiedere io è questo: abbassando gli stipendi della dirigenza, cioè di coloro che hanno la massima responsabilità di un soggetto autorizzato da Banca Centrale, e in teoria si dovrebbero abbassare di conseguenza anche tutti gli altri stipendi, non tanto perché chi è dirigente deve per forza prendere di più, però l'etica professionale secondo me dice prende di più chi ha più responsabilità e direttamente può venire praticamente accusato, e direttamente con il fatto che prende di più si può anche difendere. Allora io mi domando, piuttosto che, visto che il comparto bancario e finanziario, compresa Banca Centrale per la quale voi nel foglietto giallo avete già pensato a delle riduzioni fino, mi sembra, ai 50.000 euro, non sarebbe il caso forse, visto che il comparto bancario e finanziario, bancario soprattutto, è estremamente in crisi, piuttosto che pensare a una riduzione to cure di chi percepisce direttamente o indirettamente dei benefit, spingere perché il contratto bancario in modo particolare, quindi di conseguenza anche quello di Banca Centrale, venga revisionato, perché attualmente porta dei benefit dovuti forse a dei decenni in cui effettivamente le banche erano quelli che sostenevano lo Stato e avevano degli introiti non indifferenti. L'altra cosa che però mi premeva proprio dire, che non è il CCR l'organo deputato a controllare Banca Centrale. Banca Centrale è l'assemblea dei soci, ha un collegio sindacale che dovrebbe essere quello. L'ultima cosa invece la volevo chiedere ad Andrea, poi la finisco che sono stata lunga. E sì, hai iniziato parlando, dicendo perfettamente che un po' tutti l'avete detto, che questi 26 punti non sono i punti di un programma, ma sono quei punti che voi siete andati a discutere con un interlocutore politico, in questo caso l'SSD. Esatto. Io mi domando, se questi punti, come mi pare, non vengano disattesi, poi com'è possibile che questi 26 punti, che per voi erano fondamentali nel momento in cui si va a disquisire con un ipotetico interlocutore politico per farci un'alleanza, non vengono poi non sono parte integrante del programma? Perché l'avete ripetuto tante volte come per dire questo non è il nostro programma. È naturale che 26 punti non sono il programma, però fanno parte del vostro programma, quindi dentro al vostro programma ritroveremo il coso di pietra, il, come si chiama, il... Sì, in generale, esatto. Mi sembra che questi 26 punti, come li avete chiamati voi, fossero una cartina di tornasole per farsi dire di no a prescindere, e invece no, sono parte integranti di un programma più declinato, chiamiamolo così, chiamano come impostazione. No, parto io per prima. Allora, niente, per rispondere al discorso alla domanda della Paola sul discorso del 15% di riduzione degli stipendi, quello è lo stanziamento di bilancio ed è omnicomprensivo di tutto quello che era indicato nel bilancio. Dopo, come dicevo prima, insomma, la riduzione del 15%, forse diciamo che è stato sbagliato scrivere riduzione del 15% degli stipendi dei segretari, diciamo che quello è comprensivo delle spese, comprensivo di tutto, perché quello comunque è la voce proprio di bilancio degli 830.000 euro, però c'è anche quel discorso che se passi da 10 a 7 poi ci sarebbe anche quella riduzione lì,
e quindi sì, diciamo che inficia su quello stanziamento di bilancio, inficia su quello. Poi ti dico, è un 15% che su quel monte lì sicuramente magari non va a incidere, tu il 15% lo puoi togliere sullo stipendio, poi magari dici sulle trasferte, cioè non è un dato effettivo, cioè è un dato, una percentuale inserita in un punto che però voglio dire non è effettivo. No, il 15% noi l'avevamo conseggiato sullo stanziamento di bilancio. Sullo stanziamento di bilancio. Allora, per quanto riguarda la questione dei contratti, posso essere assolutamente d'accordo, insomma il tuo ragionamento per noi non fa una piega, solo che ragionare su appunto la questione dei contratti in un mese e mezzo non lo fa, insomma, quindi... Io credo anche che con il referendum ad esempio si è stabilito che negli enti pubblici lo stipendio massimo può essere di 100.000 euro, quindi anche Banca Centrale, RTV, ovviamente da dopo il referendum, anche in una banca normale diciamo si può partire da questa soglia. Naturalmente sì, della contrattualistica si può ragionare in tempi più lunghi. Il fatto che abbiamo ripetuto molte volte non sono i punti del nostro programma, è perché in questo periodo ci hanno molto spesso fermato dicendo ma che programma è, ma cosa sono 26 punti, ma è un programma di 26 punti, che programma è? Perché quello che per te è evidente, cioè che quello non può essere un programma di governo assolutamente, per altri evidentemente, insomma molti hanno avuto questo dubbio, quindi abbiamo voluto specificarlo tante volte. E la questione ad esempio che dicevi del terreno di Pietracuta, è ovvio che io nel programma non posso scrivere togliamo la delibera di Pietracuta oppure togliamo la legge sui Borletti, però ad esempio la delibera di Pietracuta rientra insieme a tante altre nelle delibere emanate dal Congresso di Stato pochi mesi prima della fine, per cui c'è un altro punto che dice rivedere tutte le delibere che prevedono delle autorizzazioni di spesa emanate alla fine del mandato di governo. Anche questo punto non ce lo siamo inventati, sono punti che nel circondario ad esempio a Rimini ci sono dal 2000, cioè quando cade il governo tutte le delibere dei sei mesi prima, insomma le delibere non so come si chiamino, del comune comunque, che prevedono delle spese, delle consulenze e queste cose qui, vengono tutte riviste perché appunto alcune possono decadere e diventare inutili. Ad esempio, faccio un esempio oltre a questa di Pietracuta, ad agosto ci sono delle delibere della segreteria al lavoro, quindi ad agosto, quindi già Antonella Mularoni aveva rassegnato le dimissioni, non ancora accettate ma le aveva già rassegnate. Ci sono delle delibere della segreteria al lavoro dove i Robellusti si prende un consulente per fare un progetto di legge sul lavoro, ma che senso ha? Non sai neanche, o lui sa già di essere riconfermato e quindi si porta avanti col lavoro, io glielo auguro, voglio dire. No, però anche no! Per lui! No, però voglio dire, è una cosa che non ha senso. Ho finito, non so che dopo. Perché ad esempio, ma parlavi di Paola, di quella delibera di Pietracuta, cioè il senso è, visto che si era ancora in tempo per fermarla, se volete dimostrare la vostra buona fede, la dovete stoppare nell'immediato. Sì, sì, no, io ho capito il ragionamento tuo, sì, però molte, come dicevo prima, molte di queste cose sono già nel programma, sono stati presentati come emendamenti, però visto come... Sì, sì, diciamo erano alcuni punti che erano immediatamente realizzabili nel giro di 30-40 giorni. Poi, dopo come dicevamo, era una specie di... non una specie... adesso mi sono impallato. Ecco, esatto, una cartina di tornasole per vedere, mettendogli sul piatto un qualcosa che si poteva realizzare immediatamente, se avevano la volontà o meno. Come si diceva prima, le risposte non ne sono mai arrivate. Poi dopo è ovvio che, come diceva prima la Mari, molta gente ci fermava, sembrava che questo fosse il programma di governo di rete, era per quello che l'abbiamo ribadito più volte. Ti do un suggerimento, sì. Il programma dei primi 30 giorni di governo. Sì, ecco, può essere così, sì. Posto. Allora, io invece provo a rispondere per la parte dei consiglieri delle leggi che dicevi tu sul numero di consiglieri a 30. Di fatto noi almeno non pensiamo che sia una limitazione alla democrazia, perché di fatto se ci pensi nelle commissioni consigliari permanenti adesso già
sono una decina di persone e adesso già le leggi passano con una maggioranza che è molto meno di quelle 10 persone. Sì, però quelle leggi passerebbero direttamente al Consiglio fatto formato da quei 30, quindi tutti quei 30 agirebbero sulla legge in trasparenza, perché quindi tutti la possono sentire. E alla fine quelli che lo leggono effettivamente adesso, in questo momento, sono sempre quelle persone che l'hanno passata nella Commissione Consiliare Permanente. Gli altri le votano e basta come gli dicono di votare, molte volte non le leggono nemmeno. E sai benissimo, gli strumenti di democrazia diretta, noi con voi insomma siamo favorevolissimi a una condivisione anticipata delle leggi, lo abbiamo sempre dimostrato in questo periodo, i referendum, ci sarebbero anche tante altre manifestazioni di democrazia per riuscire a far condividere alla gente e a far conoscere alla gente i progetti di legge. Ma il fatto che per voi va bene fare un consiglio dove anche solo 11 persone possono votare, al di là del fatto che adesso le persone gli dicono dove votare, 11 no, 16, però a metà 16 persone votano perché, oh, scusa, non capisco perché 11. 11 è un dato, possono essere 16 quando sono 30, ma il consiglio più o meno avevamo pensato 30. 17 di maggioranza e 13 non migliore. Sempre i consigliari sono formati da tutti i 30 consiglieri, come da tutti i 60 consiglieri. Per essere validi, ad esempio, basta avere una maggioranza dei presenti. Ah, ok. Dalla maggioranza dei presenti si prende la maggioranza di uno per votare delle leggi. Sì, quello è una... sì, quello sì. Questo può avvenire anche adesso. Sì, cioè, esatto. La maggioranza adesso sono 31 persone. No, ci sono altre volte che hanno votato dei provvedimenti che erano 30, cioè, 38 in tutto. Ma la poi mia è solo perché per aumentare, non per più importanti. Come sì, comunque l'aspetto che è sollevato si può valutare. Quello che dobbiamo avere 60, di cui la metà non parla mai, e quindi se la Svizzera va avanti con 30 consiglieri, la Monaco basterebbero con la Svizzera non va avanti. No, quello che ci tenevo anche a sottolineare è il fatto che effettivamente attualmente a leggere i progetti di legge noi siamo in aula, sono veramente pochissime persone, per cui diciamo forse bisogna anche ragionare sì sui numeri, e concordo, cioè questo può essere un aspetto da sottolineare e da valutare, però ragionare di creare le condizioni affinché chi partecipa in aula partecipa in modo attivo e non partecipa semplicemente votando quello che gli viene indicato e senza nemmeno spesso leggere quelli che sono i testi. E io concordo con quello che diceva Adele sul fatto che in commissione siamo in veramente pochissime persone, e il fatto di spostare i lavori della commissione formata da una decina di persone dentro il consiglio, dove invece sarebbero 30, la discussione sicuramente sarebbe molto più ampia. E forse la democrazia sarebbe, se vogliamo guardare i numeri, ma per me la democrazia non è solo fatta di numeri, ma è fatta appunto di consapevolezza, e sarebbe maggiore anche per un discorso di trasparenza. Poi si può ragionare. No, non è detto, perché ripeto, non è solo questione di numeri, secondo me. Altri? Due capi di Stato che cambiamo ogni 6 mesi, 30 milioni di anni. Si potrà andare avanti così? Cosa pensi di altri? Allora, io rigiro la domanda. Allora, guardate, i capi di Stato io sono molto franco in quello che dico. Credo di interpretare anche il pensiero di chi è stato in consiglio con me in questi 4 anni. Finalmente siamo dimissionari e ci rimettiamo in gioco. Da fuori l'impressione che si aveva del Consiglio Grande Generale era di una sorta di, no, di alternanza per fare ciò che si voleva. Si sono trovati nel 2012 due nuovi movimenti dentro, è stato anche confermato
nell'ultimo consiglio dal futuro, immagino, segretario della DC, Beccari, perché sarà lui probabilmente a prendere le redini del partito. È stato detto da lui nell'ultimo consiglio che l'entrata di due movimenti diametralmente opposti fra di loro, ma diametralmente opposti al modo di fare della politica fino al 2012, è sicuramente stato qualcosa di innovativo, e per qualcuno ha fatto anche l'accenno a qualche altro movimento lì ormai da tempo in membro, è stato deleterio. Allora, noi sappiamo benissimo, ci rimettiamo in gioco anche nel 2016. Apprezzo l'intervento che ha fatto la signora prima, scusa, sono con gli occhiali, nonostante gli occhiali non vedo niente, quindi non so chi sei, dopo magari ci vediamo, perché è stato un intervento molto col cuore. La sensazione è quella ancora dentro a distanza di 4 anni, e non è il problema, come diceva anche l'intervento successivo, non è il problema di o una sorta di, no, di squalificazione, il fatto che non hanno accettato niente. Non era il nostro problema, le nostre intenzioni all'interno del Consiglio Grande Generale erano evidenti e rimarranno quelle. E non abbiamo voluto fare testimonianza, non faremo testimonianza, nel senso, vogliamo adesso agire, vogliamo avere la possibilità dopo questa esperienza formativa, perché siamo entrati in consiglio, e questo va detto, entri in consiglio e nessuno ti forma, devi imparare tutto lì al momento. Quindi immaginate i primi tempi col microfono o magari anche a livello di regolamento consigliare, che non si sapeva bene esattamente come si presentava un progetto di legge, quando andava presentato un ordine del giorno, quando andava presentato. Quindi è tutto un itinere, nel senso che impari standoci dentro. Però il problema sostanziale è che qui è la cosa brutta che abbiamo a San Marino, è che abbiamo avuto una classe politica ormai deleteria negli ultimi 40 anni, o allargo ancora di più lo spettro, per cui il concetto stesso di politica è andato a scemare. Io, la mia fortuna è stata quella di stare fuori San Marino per studi per 10 anni, e stare fuori San Marino serve, se non altro, per avere una ampiezza di vedute, anche diametralmente opposte su alcune tematiche, ma che ti consentono comunque anche di evolverti. E qui invece la classe politica, purtroppo, è la rappresentazione del chiuso, e non si potrà mai evolvere, e per cui questa politica ha la P minuscola, non ha la P maiuscola come come la intendo io. Perché un veto, se si parla di ordini del giorno piuttosto che progetti di legge, piuttosto che normative di buon senso, io mi sono arrabbiato e mi auguro veramente che Iro Beluzzi non solo non sia segretario, ma che non arrivi neanche in consiglio una persona del genere. In quattro anni, dove ci sono state morie di posti di lavoro, non è stato capace su tantissime volte di portare un dibattito in aula consigliare sul lavoro. Non ha mai parlato di lavoro in aula consigliare. Ha portato la legge sui giornalisti e ha portato tutti i provvedimenti straordinari per andare a mettere le pezze su chi in questi 4 anni, anzi in questi 10 anni, sta pagando davvero adesso la crisi, e non la paga sicuramente Iro Beluzzi e compagnia bella. Ma in quell'aula non si è mai parlato di lavoro, non si è mai parlato della tutela dei lavoratori, mai. Questa è la democrazia, questa è la politica, questo non è politica, questo è chiudersi gli occhi e farsi gli affari propri. La questione dei 9 segretari di Stato, l'abbiamo detto e ridetto 1000 volte, puoi essere 9, possono essere 10, possono essere 100, tu devi avere un programma di governo dove chi è segretario di Stato deve coinvolgere le altre segreterie, perché il discorso è di avere un percorso comune. Se tagli da una parte devi andare a prendere da un'altra. E invece qui, in questa legislatura, si è proprio visto che ognuno andava per la sua. Sul progetto del Polo del Lusso ognuno andava per la sua.
non sapevano cosa fare, hanno dovuto chiamare Nicola Renzi, Borletti dentro per sapere se la norma andava bene a lui. Segretari di Stato che non erano mai durante i dibattiti in aula, Morganti che non si è visto mai, parla di catastrofe del sistema finanziario, viene ripreso dagli organi di stampa. Ma signori, questa è la politica di San Marino? Io mi rifiuto di pensare che questa sia la politica, perché la politica è andare ad attuare le normative atte per il benessere pubblico, non per il proprio portafoglio o per il proprio interesse o per essere rieletto. Io non voglio essere rieletto se nei miei anni precedenti ho fatto dei favori a qualcuno e non posso avere le mani libere per operare, perché i nomi e i cognomi li conosciamo tutti. Quando c'era la raccolta bancaria enorme a San Marino, c'erano distinti gruppi parlamentari affiliati a gruppi bancari. Cosa è successo? La raccolta bancaria è diminuita, chi era nemico è diventato amico, è diventato amico l'uno dell'altro, si tengono per mano e muovono le loro pedine, e gli imbecilli che si muovono per, come loro pedine. Allora, io ho un concetto, sarà che sono un idealista, ho un concetto di politica che va oltre, probabilmente è anche utopistica, è utopista il pensiero, però io mi rifiuto di avere ancora a che fare con questi quattro balbazzucchi che non sanno fare niente, che vengono ripresi dal commissario europeo per i diritti. Signori, non è un problema di avere la reggenza che cambia ogni 6 mesi. Qui abbiamo un segretario di Stato che ha fatto una legge, è stato ripreso non da Pinco Pallino, a Rimini, a Gnassi, è stato ripreso dal commissario per i diritti umani. Allora, tutti possiamo sbagliare, per carità, errare è umano, però perseverare è diabolico. Allora, io mi rifiuto sinceramente che questa sia la politica. Mi rifiuto i ballottini che si fanno contando le teste per andare a fare la politica. Quelli non sono i nostri punti del programma. Sono stati 26 punti andando, ricordo, l'antefatto a... Dobbiamo fare il governo di unità nazionale, dopo che hanno fatto le peggio cose, hanno chiamato a raccolta gli altri, per, no, andare a diluire un po' le colpe gli uni con gli altri. Siate responsabili, noi... Siamo responsabili, bene, se siete responsabili o volete vendervi per essere responsabili, quelli sono i punti. Li condividete, non li condividete, non importa. Però se tu devi dare anche lì un concetto diverso di responsabilità, devi venderlo un concetto diverso di responsabilità, allora lo vendi bene. Allora ci mettiamo a parlare. E ripeto, e non sono gli unici, non hanno mai risposto su quei punti, mai, mai. Allora, questa non è politica, questo è semplicemente volersi tenere attaccati una poltrona per farsi gli affari propri. Questa non è politica, la politica è altro. Io mi voglio scontrare anche a livello, ad esempio, di ideologia religiosa sull'aborto, ma mi voglio poter confrontare con qualcuno che non ha preclusioni. Rispetto alla tua idea sull'aborto, io ho la mia sull'aborto, ma non posso immaginare come sarà, che ci sarà un dibattito dove si sa già come andranno quelle stanze d'Arengo, ad esempio, si sa già, hanno i numeri, e si continuano a calpestare i diritti, in questo caso delle donne, perché una di queste chiede la cosa più logica, che non dovrebbe essere intaccata dalla religione: la depenalizzazione dell'aborto. È un diritto, è un diritto. La gente va a abortire fuori San Marino spendendo fiori di quattrini, e rischia San Marino che se si viene a sapere di essere incriminata. Allora, mettiamoci nel caso più brutto, vittima di uno stupro. Io posso ragionare con uno così, con qualcuno che sa già come voterà? No, no, perché non c'è la... lo dicevo prima, è un governo formato da conservatori e riformisti, ma di fatto sono più conservatori e riformisti. E adesso chiudo, perché sennò mi scaldo, andrei avanti anche 2 ore, no, insieme, no, microfono e megafono. È questa la politica, bravo Matteo! No, 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 ripeto, noi abbiamo 1000 difetti, Gabriele, non vogliamo... 101 che dice quello che pensa con la sua testa e col suo cuore, ed è la verità, sa
sacrosanta quello che stai dicendo. E comunque, Gabriele, ci vedremo in campagna elettorale e lì ci divertiamo. Ci divertiamo proprio perché il programma è bellino che mai. Quindi adesso io lascio la parola al capogruppo uscente, che vi saluterà. Io siamo tutti uscenti. Devi fare i saluti. Vai. Intanto grazie. Siamo tutti entranti in realtà in questo nuovo periodo, ci vediamo in campagna elettorale, ma ci vediamo anche prima perché sicuramente faremo altre serate, altri incontri, teniamoci in contatto e niente, vi ringrazio insomma per la partecipazione a questa serata. Grande Bruno! Sul banchetto c'è tutto il nostro materiale, i nostri contatti. Voi sapete bene, cioè adesso forse non lo sanno tutti, abbiamo il nostro giornale che basta richiederlo, vi arriva gratuitamente nelle case, basta lasciare l'indirizzo e il vostro contatto, così lo spediamo anche a voi. E se avete altre informazioni c'è tutto il materiale, se volete prendere anche altri volantini dei 26 punti, sapete dove si trovate, quindi... Ci vediamo la prossima volta, grazie mille a tutti. Grazie.